Dopo le proteste contro la norma che recepisce la direttiva europea sui mutui per le case, maggioranza e governo hanno deciso di intervenire con alcuni correttivi. Così sale da 7 a 18 il numero di rate non pagate per far scattare l'inadempienza. Il servizio è di Elisabetta Margonari. Ci vorranno non 7 ma 18 rate del mutuo non pagate perché la banca possa entrare in possesso della casa ipotecata senza rivolgersi al tribunale. Sono i correttivi che il governo ha discusso con la maggioranza ad applicare la norma che recepisce la direttiva europea. Clausola di inadempimento che sarà facoltativa e non retroattiva, valida anche se le rate evase non sono tra loro consecutive. Ma si applicherà solo sui prestiti che verranno stipulati dopo l'entrata in vigore del provvedimento e saranno esclusi anche quelli trasferiti ad un altro istituto grazie ad una surroga. I reali contenuti di questo provvedimento sono a vantaggio dei consumatori. Tutto il resto e tutto quello che è stato detto è veramente fuorviante, in senso buono, e probabilmente, anzi sicuramente, è unicamente strumentale. La polemica è coi 5 Stelle che ieri si sono scatenati in una protesta che ha portato alla sospensione da 3 a 6 giorni di 11 deputati del Movimento, tra quelli che hanno bloccato i lavori della Commissione Finanze e quelli che hanno esposto cartelle e striscioni fin sotto i banchi del Governo. Mentre l'ufficio di presidenza della Camera non ha dato nessuna sanzione all'onorevole Fiano, del PD, che ieri era stato espulso dall'aula durante la bagarre. E protesta anche Fratelli d'Italia, che oggi ha inscenato un flash mob di fronte Montecitorio. Però italiani, dovete sapere che avete un governo mandato dalla grande finanza che sta facendo solo gli interessi della grande finanza, togliendovi tutto quello che avete. Mentre i 5 Stelle già dichiarano che le modifiche proposte non bastano e per questo oggi hanno fatto un sit-in davanti al Ministero fino a quando non sono stati ricevuti. Allora noi da qui stasera vogliamo chiedere al governo il ritiro del decreto, non vogliamo contentini e sappiate che è meglio che questa battaglia la fanno i parlamentari del Movimento 5 Stelle che i cittadini con i forconi in mano tra qualche anno. Martedì riprende la discussione in commissione.